A volte arrivano da me delle persone che magari sono dotate di particolari capacità intuitive o psichiche e che presumibilmente hanno avuto esperienze di sogni brevi, a volte ricorrenti, o esperienze che per loro hanno una determinata risonanza che li conduce a ricordi che possono senz'altro suggerire l'esistenza di vite passate. Spesso queste persone non hanno poi tanto materiale a disposizione e più che altro si manifesta come una forma di familiarità, magari si recano in un certo luogo che in qualche modo pare loro già conosciuto, anche se non ci sono mai stati prima. Per fare un esempio, la prima volta che ho guidato una donna in una regressione a una vita passata, mi aveva detto che c'era qualcosa di speciale a proposito di Venezia che la affascinava da sempre. E quando siamo approdati alla vita passata, abbiamo effettivamente scoperto che la signora era vissuta a Venezia, nella zona dei magazzini portuali, dove era la tenutaria di un bordello. E nessuno le rivolgeva mai la parola perché la sua era considerata l'occupazione più infima che mai potesse esistere. La cosa strana fu che dopo essere uscita dalla regressione, la signora disse che non poteva assolutamente trattarsi di una sua vita passata. Non posso assolutamente aver fatto una cosa del genere in una vita precedente. E ciò illustra effettivamente uno degli aspetti delle vite passate, da cui emergono storie che colgono totalmente di sorpresa il soggetto stesso. Il mio metodo di lavoro si serve dell'ipnosi, perché con l'ipnosi la gente entra in uno stato alterato di coscienza, molto rilassato, e diventa molto più semplice per la parte più critica della mente mettersi in disparte così che possano emergere racconti di questo tipo. Mi servo delle vite passate solo a scopo terapeutico. Ciò che mi interessa è come esse possano aiutare la gente a risolvere i loro problemi correnti del qui ed ora. Che le vite passate siano vere o meno ha in effetti un'importanza piuttosto relativa. Per darvi un'idea di quanto potenti possano essere le vite passate nel processo di guarigione, vi racconterò di una mia cliente che aveva dei dolori acutissimi che partivano dalle mani e risalivano fino alle spalle. Dolori che i medici non riuscivano assolutamente a spiegarsi. Il dolore era così forte che lo avevano addirittura catalogato come superiore a quello di un tumore in fase terminale. La signora era intollerante alla morfina, ossia il sedativo più adatto per un dolore di quel livello, per cui soffriva moltissimo, sempre, 24 ore su 24, non riusciva neanche a tenere in mano un bicchiere, né a sbrigare le più semplici faccende domestiche. A causa del dolore le era difficilissimo persino prendere sonno. Quando ci siamo addentrati in una vita passata collegata a tutto ciò, è emerso che era stata una ragazza che accudiva degli orfani ed era scoppiato un incendio durante il quale i bambini di cui si prendeva cura erano morti, mentre lei si era causata delle ustioni alle braccia nel tentativo di salvarne uno. E poi era stata talmente sopraffatta dal senso di colpa per non essere riuscita a salvarli tutti che si era suicidata. Questo trauma si era trasferito dalla vita precedente a quella attuale e quando aveva avuto dei problemi che riguardavano i suoi figli in questa vita, dove la minaccia era che il loro padre potesse portarglieli via, le era scattata la molla di tutti quei ricordi passati, compresi i dolori fisici. Una volta però che siamo riusciti a risolvere tutti i problemi collegati alla vita precedente, il dolore è scomparso, il cambiamento è stato incredibile in quanto la signora è riuscita a dare un nuovo senso alla sua vita. Prima era confinata in una carrozzina, mentre ora poteva gestirsi la vita e dare un senso. Questa è dunque un'illustrazione della potenza che le vite passate possono acquisire a livello terapeutico.
Well, I think in order per rispondere appieno a questa domanda è utile fare riferimento alle mie ricerche sulla vita tra due vite. Quando vengono condotti in uno stato di ipnosi profonda, i clienti riescono ad andare oltre il ricordo delle vite passate e raccontano cose che paiono essere ricordi dell'anima riguardanti il periodo tra la vita precedente e quella successiva. Ne parlo nel libro Il tempo tra due vite e ne parlano anche altri autori. Ci sono oltre 10.000 persone che hanno fatto delle esperienze di regressione di questo tipo e quei racconti sono molto simili. Dal punto di vista scientifico si tratta di una convalidazione confermata da tanti studi diversi. Sono due le componenti principali di questi, diciamo, ricordi dell'anima. La prima è incentrata sulla panoramica della vita appena trascorsa e la seconda sulla pianificazione della vita futura. Ovviamente la pianificazione futura non può avere luogo fin tanto che non sia stata pienamente compresa la vita precedente. Quando qualcosa non è stato concluso nel corso della vita precedente, si pianificano le vite successive in modo che si presenti l'opportunità di gestire completamente quella particolare faccenda in sospeso. Per tornare all'esempio di cui accennavo prima, cioè la ragazza suicidatasi per il senso di colpa per la morte di tutti quei bambini, lei aveva appunto pianificato di ritrovarsi nella vita corrente in una situazione in cui il senso di colpa si sarebbe ricreato, avrebbe avuto dei bambini di cui essere responsabile con il pericolo che le fossero portati via, il che per lei costituiva l'opportunità di lavorare con queste problematiche. Nel suo caso l'uso terapeutico della regressione alle vite passate è stato di grande aiuto, aveva bisogno di riuscire a destreggiarsi completamente e a fare progressi nel campo appunto delle emozioni irrisolte e rimaste in sospeso in una determinata esistenza, le quali si erano di conseguenza trasferite a quella successiva. Per citarvi un altro esempio, avevo una giovane cliente ossessionata dal pensiero che le venissero portati via i figli, cosa che le faceva venire una gran rabbia, tanto da impedirle anche di lavorare. Riusciva a lavorare al massimo uno o due giorni al mese. Di professione faceva la contabile e questa cosa le causava grossi problemi, per cui voleva realmente andare a fondo e capire il motivo di questa preoccupazione che i figli le fossero portati via, soprattutto perché di figli non ne aveva nessuno, per cui non c'era alcun motivo che potesse giustificare il manifestarsi di questi pensieri. L'ho dunque accompagnata in un'incursione nelle vite passate collegate a questo campo ed è emerso che nell'Inghilterra medievale era stata ingiustamente accusata di stregoneria. All'epoca aveva due figli. L'avevano fatta morire affogata. All'epoca il sistema usato dall'Inquisizione per capire se si trattasse o meno di una strega consisteva nel legare l'imputata a un asse di legno e metterla sott'acqua. Se ne usciva viva era considerata una strega perché l'acqua l'aveva rifiutata. Mentre si affogava, gli inquisitori avevano senz'altro commesso un terribile errore, ma era troppo tardi. Se l'acqua l'avesse rifiutata, l'avrebbero condannata al rogo, per cui in entrambi i casi sapeva che sarebbe morta. Ma non era la morte a preoccuparla, bensì il pensiero di chi si sarebbe preso cura dei suoi figli. E nel momento in cui questi ricordi sono emersi, lei ha capito e abbiamo intrapreso il cammino terapeutico di cui la regressione alle vite passate faceva parte, il pensiero ha smesso d'essere ossessivo, tanto che ha detto che successivamente le è venuto in mente una sola volta e lei ha immediatamente detto a se stessa: so da dove viene questo pensiero e posso tranquillamente lasciare che se ne vada. Un'altra cosa che mi ha detto è: non gliel'avevo detto prima di cominciare le sedute, ma sono terrorizzata dall'acqua. Una volta mia madre ha tentato di lavarmi i capelli immergendomi la testa e ha urlato così tanto che non ci ha mai più provato.
arrivato e adesso so da dove viene anche questo, da quella vita passata in cui mi avevano immersa sott'acqua. Una caratteristica straordinaria delle storie di vite passate è l'incredibile pertinenza rispetto a specifici aspetti problematici della vita corrente, che il cliente ne abbia fatto menzione o meno. È come se la verità profonda prima o poi debba venire a galla, mettendo la persona in grado di risolvere i problemi attuali, col risultato di una trasformazione veramente straordinaria. In conclusione, dalle ricerche sulla regressione alle vite passate emerge che in noi c'è una componente a cui spesso si fa riferimento con il nome di anima, la quale passa di vita in vita ed è qualcosa che tutti possediamo, è la componente divina in noi. Questa componente o parte divina è quella che vuole imparare e portare con sé certe lezioni. Nel caso degli esempi che ho citato, in ciascuna di queste vite l'anima si è portato appresso certi aspetti emotivi fino ad acquisire la completa padronanza di essi, come se questo mondo fosse una sorta di aula scolastica in cui lavorare con determinate casistiche fino a gestire completamente certe situazioni emotive e poi andare avanti progredendo lungo il percorso di crescita della propria anima. Siamo dunque anime presenti qua giù per fare esperienze, per crescere. Non esiste una via giusta e una sbagliata, esistono semplicemente la possibilità di comprendere e apprezzare per questa componente divina che c'è in tutti noi e con cui tutti possiamo collegarci. C'è gente che ha ricordi di vite precedenti, soprattutto i bambini. Ci sono le straordinarie ricerche condotte da Ian Stevenson su bambini di 3 o 4 anni, proprio quando cominciano a parlare, i quali si ricordano effettivamente di vite precedenti. Però poi, a mano che invecchiamo, i ricordi si fanno sempre più sfocati e cominciano a diventare qualcosa su cui non ci sintonizziamo più consapevolmente, a meno che non facciamo ricorso al rilassamento, all'ipnosi, per richiamarli alla memoria. C'è un buon motivo per cui giungiamo qua giù privi di conoscenza delle vite precedenti. Se per esempio in una vita passata siamo stati dei criminali, sarebbe un bel guaio da bambini ricordare nei dettagli tutto quello che abbiamo commesso. È molto più semplice arrivare qui come una tabula rasa, a meno che non vi siano fra le vite passate dei ricordi selezionati che abbiano una certa utilità. Un secondo buon motivo è che è molto più semplice scendere qua giù ad imparare per bene tutte queste lezioni legate al passato senza per forza ricordarci dell'esistenza di vite precedenti, dei sensi di colpa, degli obblighi legati al passato. Tuttavia, intraprendere le regressioni alle vite passate è qualcosa di totalmente diverso, perché ci sintonizziamo solo su una delle centinaia di esistenze precedenti e lo facciamo per uno scopo utile, ben determinato. Allora è molto più facile renderci conto che queste altre vite precedenti appartengono al passato e che gli unici aspetti che contano davvero sono in qui ed ora. Possiamo però imparare dalle vite passate e cambiare il nostro modo di essere attuale. Sono dunque parecchi buoni motivi per cui le vite passate non sono a portata di mano. Se questi meccanismi destano in voi un certo interesse, vi consiglio di leggervi Il tempo fra due vite e di certo uno dei capitoli del mio altro libro precedente, di vita in vita, che spiega parecchio sull'argomento.